Bella raga, sono Jack97L28 in questo video della demo di Warhammer 40.000 Space Marine. Ok, in questo video nei primi minuti vi volevo parlare un po' di scrivere questo gioco e poi negli altri minuti che mancano vi lascerò al sonoro della demo. Ok, allora, nel 40° millennio la razza umana è in guerra e gli Space Marine al servizio dell'imperatore, soldati modificati chirurgicamente, dotati di antiche armature, di ceramite e dei leggendari fucili Requiem, sono scudo che la protegge dall'estinzione combattendo nell'intera galassia, le razze aliene e traitori venduti alle forze del caos. In questo cupo contesto sci-fi, che fa da sfondo al celebre Wargame Warhammer 40.000 di Games Workshop, si inserisce Space Marine, soprattutto in terza persona sviluppato da Relic Entertainment. Il giocatore in questo gioco si troverà a combattere contro un'invasione di orchi. Il capitano Titus e i suoi sovrapposti dovranno assumere ruoli tattici legati al proprio armamento, con la possibilità di potenziare l'arsenale e le caratteristiche dei personaggi nel corso dell'avventura. Altra cosa molto importante è che Warhammer non è uno dei tanti sparatutto in terza persona, anche in terza persona, che prende spunto da Gears of War. Il fulcro del gioco sarà una campagna single player della durata di circa 10 ore che condurrà gli eroici Marine in giro per il pianeta, fra fabbriche, condotti di scarico, treni in corsa e svariate altre ambientazioni, tutte caratterizzate dal tocco architettonico gotico e decadente a cui l'ambientazione Warhammer 40.000 ci ha abituati fin dalle origini. Ok, questa piccola recensione di questo gioco è finita. Quindi il commento è finito. Bene. Allora vi volevo dire, ormai mancano più o meno 2 minuti e mezzo alla fine del video. Ok, iscrivetevi e commentate. Jack97228 e non scordate di iscrivervi anche al canale di Ale99041, cioè il vincitore del concorso. Ok, ciao ciao.